Amici, oggi nuova challenge particolarissima, tipo vi piacciono tantissimo queste challenge, come sempre vi ringrazio e vi invito a scrivermela nei commenti. Ma nel video di oggi, se dico la parola che è nel titolo, il video finisce, non la dico ora, altrimenti dura 10 secondi, e speriamo di non dirla. Ovviamente ci sarà una particolarità nel video, ma adesso la scoprirete insieme a me. Iniziamo. Ci sarà da divertirsi, o da sclerare, dipende dai punti di vista. Amici, avete presente che parlavo di quella particolarità all'inizio del video, ovvero 5 secondi fa? È esattamente questa la particolarità di cui parlavo, ovvero startiamo direttamente nel... Voi sapete cosa, non posso dirlo. Ovviamente, come vedete, mi sono givvato tramite la creativa per rendere tutto più spicy, più elettrizzante, appunto, le varie cose. Però non me le sono givvate di diamante. Voi dite, vabbè, te dai di diamante. Mi sono dato la pala di... non posso ovviamente dirlo perché è una parola derivata di quello. E quindi tramite queste poche cose che mi sono dato, andiamo in esplorazione. Ovviamente anche del cibo, vabbè, l'ossidiana la buttiamo. Oddio che pelo quel ghast, signore, ho visto una palla di ghast dritta negli occhi. Dicevo, mi sono dato anche del cibo, così appunto non moriamo subito. Però mi sono ricordato adesso che, esatto, non ho l'armatura. Signori, non... Sì, è la fine. Siamo morti. Mi devo dare l'armatura? Perché mi sa che ci moriamo subito. Poi soprattutto qua, proprio, è la zona tipo più sbagliata della storia. No, scusa, io non vi ho fatto... Attacco dall'alto. È appena startata la challenge e già siamo nei casini. E già siamo nei... Guardate, è la fine. Vabbè, è la fine. Basta. Diciamo, concluso il video. È stato un piacere. Guardate cosa deve fare una persona per non morire. Oh mio Dio, che fatica! Mi do anche l'armatura o facciamo gli uomini senza? Vabbè, facciamo gli uomini senza l'armatura. Però io poi ci muoio e ci rimango pure male. Allora, sento il ghast. Allora, ovviamente devo ricordarmi di non dire quella parola. Questi qua mi stanno... No! Siamo morti. Siamo stramorti. Addio, signori. No, dove ci ha fatto spawnare? Ma sei un fallito. Ma che schifo. Dai. E rifacciamo, ci vediamo alle mie cose. Voglio piangere. Ok, allora, ho ripreso le mie cose. Sapete qual è il bello? Che oltre al fatto di aver preso anche un arco, il bello è che galleggiano sulla lava. Non bruciano più le cose, bensì galleggiano, e quindi extra mega iper stonks. Esploriamo, continuiamo nell'esplorazione del... Voi sapete cosa, non fatemelo dire. So che voi volete farmelo dire, però io non lo dirò. Io resisterò fino alla fine. No, non voglio saltare, poi muoio. Dai, saltiamo! Ok, piccolo siparietto molto imbarazzato. No, c'è tirato una mega sberla. No, scappa master. Allora, dicevo, scrivetemi nei commenti e il vincitore vincerà l'accesso gratis al mio canale per sempre. Dicevo, scrivetemi nei commenti, secondo voi quante volte morirò? Proprio scrivetemi il numero esatto. Secondo me, la sparo lì, 3 volte. Secondo me moriamo 3 volte, proprio ve la butto lì. Puliti. Oh, hanno aggiunto tantissime cose belle. Ok, avete ragionissima e non voglio stare sul ciglio con uno scheletro dietro che mi punta e mi spara. Si era buggato, va bene, muori scheletro. Dicevo, hanno aggiunto tantissime robe fighissime. Ma hanno aggiunto anche un sacco di pericoli e un sacco di musica alta. Abbassa la musica perché ogni volta mi spacco i timpani. Cioè, fuori di testa. Questa cosa, signori, è fuori di testa. Watch, wow! Vabbè, basta, la smetto, ok? Se la smettiamo. Dicevo, hanno aggiunto un botto di cose. Cioè, tipo un botto di musica alta, un botto di lava che c'era già. Cioè, prima gli Enderman in questa zona che non posso nominare, c'erano o non c'erano? Punto di domanda, perché secondo me, poi la butto lì, magari non so niente, ma secondo me non c'erano. Non lo so. Fatto sta che sto un po' girovagando, non ho ancora trovato nessun bastione. Potrei usare il potere... Ah, esatto, guardate lì il tipo, esatto, volevo andare da quei tipi lì. Dicevo, potrei usare il potere della creativa, tanto ormai questo mondo è in creativa.
Per appunto andare a trovare un bastione, però magari potremmo metterci anni luce, ore e ore, quindi magari non conviene, non lo so, non lo so. Fatto sta che siamo arrivati. Ciao! Sì, scappa, scappa! Scappa, schifoso! Scappa, scappa! Cittiamo proprio sotto la luce del sole, andiamo in creativa. Voi direte, ma perché lo stai facendo nella creativa? Tanto alla fine la challenge non è di non utilizzare la creativa, bensì quella di non dire quella parola, che tanto sono sicuro, ma al 101.700.000% che la dico, ma proprio sono sicurissimo. E comunque con la creativa almeno ci esploriamo anche in zona, vedete questo con questo rosso molto acceso, questo scarlatto più che rosso. Tra l'altro, che figata, mi avete detto, l'ho letto da poco il commento perché sto registrando un po' di video di fila, mi avete detto che se si indossa l'armatura di d'oro, non ti attaccano i mob, cioè i porcelloni, i mega porcelli, non ti attaccano. Oh mio Dio! E andare a picchiare questi scheletri tramite la Soul Sand, ok, non mi ricordo che c'era la Soul Sand, ok, potrei morire. Ok, vabbè, siamo morti, signori, siamo morti. Però la nostra spada di netherite, quanto danno fa? Fa 8 di danno. Qua il... Siamo morti! E dai, rinasciamo nell'open world! Oh, oddio, guarda, sott'acqua di notte senza niente. Cioè, io... Cioè, ma che cacchio gioco? Ma che cacchio? E siamo morti due volte. Io ho pronosticato tre volte, quindi ricordatevelo, tre volte. Ok, dato che siamo morti, ma... Ah, cioè, sono appena... Oh, appena inizio a parlare, questi qua sparano. Allora ditelo, voi mi volete male. Vieni, Gast, vieni, c'è! Oh, shottato, stupido schifo Ghast. Tra l'altro ci ha dato anche la lacrima, che figa la lacrima di Ghast. E la polvere di Ghast. Allora, dicevo, sono morto e quindi sono respawnato. Cioè, sono respawnato, sì, è ovvio, sono respawnato, però... Ok. Dicevo, però, le mie cose non le ritroverò mai e quindi mi sono rigivvato le cose. Sto giro ho voluto fare qualche cambiamento, ovvero mi sono preso le torce dell'anima, le soul torch, e anche i panini, vabbè, chi se ne frega, sempre cibo è. Fatto sta che voglio fare una cazzata! Tan tan tarantan! Ho picchiato tutti i pig così! I pig pig pighi! I pig 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 pig! Ma dai! Ma dai! Non ci credo! Oh mio Dio, rinasci di nuovo! Pure ciccato... Oh mio Dio, ciccato il ta... Oh! Faccio schifo, continuo a morire. Sono proprio uno schifoso e non trovo neanche il portale del... Stavo per dire quella parola. Mi devo rigivare le cose perché altrimenti sono un fallito e non le riesco a craftare. Scheletrino, stai fermo lì. Dai, oddio, scheletro, fammi entrare. Devo schivarlo. Michael Jackson, Michael Jordan. Michael Jordan. No, c'è pure un ragno. Cristiano Ronaldo tenta di dribblare. Mori. Salva. No! Non posso morire più di tre volte. Non posso morire più di tre volte. Che quanto è difficile la vita. Oh, si sono picchiati da soli. Ma dai, scheletro, stai lì, non mi stufare. Non mi stufare. Oddio, non mi stufare. Fammi entrare nel portale. Non mi toccare. Ok. Allora. Non ci credo! No, non ci credo! Non è vero! No, me ne va! Mi sto per to... Me ne sto per... Capito? Oh, l'ultima volta! Se muoio ancora una volta, basta, finita per sempre! Io ve lo dico, per sempre finita! Non per una... Dicevo, vabbè, è finita per... Per sempre! Per sempre! Portale del... Portale! Entriamo! Ta-ta-ta, entriamo facendo sneaky sneaky, stooky stooky! Ora, fermo! No, no, no! Ho qua le mani! Ho qua le mani! Guardate le mie mani cosa fanno, le mie mani non vanno avanti. Ora prendo il joystick e me ne vado a destra, perché se vado a sinistra, esatto, esplodo, muoio, tipo. Che poi io come ho fatto a fare? Va bene, lascia perdere. Quindi me ne torno in creativa, mi righivo per l'ultima volta le cose, per l'ultima volta, sia che dica la parola sia che non dica niente, esploriamo tutto il... Okay, quello lì che avete capito, ma non posso dire. Tutto, proprio me lo esploro da cima a fondo. Da cima a fondo. Oh, la mia roba! Oh, la mia roba! Datemi lo scudo, datemi lo scudo. Ah, con R3, ditelo prima allora. E allora me lo dite prima. Uno si prepara e capisce cosa fa. Vede, allora facciamo un test. Facciamo un test su uno dei pig cosi.
Salve Pig Cosola, io ti colpisco. Stuck, poi tu vieni e non mi. Oh, siamo immortali! Mi devo fare uno scudo anche nella vanilla. Sono immortale, signori. Boy, sono un cretino, non sono immortale. Però sono immortale, un cretino immortale. No, fermo. Oh, siamo immortali, bitch. Siamo immortali, bitch. E ora ci sarebbe da fare il test gas, il gas test. Il test gas. Il spritz, spritz. Spritz, spritz. Squilla, squilla. Ah, nel dubbio mangiamo. Per sicurezza mangiamo. E poi sbam che lo attacchiamo. E poi sbam che ci ripariamo. Attacca, ripara, attacca, ripara. Vedete, così è tutto più facile. Anche se in realtà, esatto, lo scu... Basta! Basta, la chiudiamo lì. Ma rinasci? No, io... Signora, mi sparo. Allora, rinasciamo. Salva il gioco, esci. Ora vi faccio vedere io come si conclude un video. No, perché morire quante volte siamo morti? 5? 5 volte? Io, per non saperne leggere e scriversi, tra l'altro il mondo l'avevo chiamato Nonder. Nonder. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo nel Nonder. Bello come nome, Nonder. Elimina mondo per se per sempre. Per sempre. Non dici per una volta, dici vabbè, l'hai eliminato per sempre. Tra l'altro, quello dell'hardcore l'ho salvato. Vi invito ad andare a vedere la serie hardcore che è finita. Però andate nella sezione playlist, ma ve lo sapete meglio di me. Ma signori, mi tolgo le cuffie e al posto di fare la intro, dico ciò che avrei dovuto dire fin dal primo secondo del video, ovvero Nether. Ah, che liberazione. Alla prossima.